Seguiamo il cammino e ferme qua, e naturalmente arriviamo a 5 belle 5 signorine di Donada. Tutto di Donada? Sì. Allora, anche a voi domanda tecnica: secondo voi sto palio chi lo vince? Donada, come solito. L'anno scorso chi l'ha vinto? Donada. L'anno scorso diceva che c'è stata una combin. Ma non penso, tutti invidia secondo me. Sì, quello è vero, è vero, è vero. Allora, complimenti al gruppo di Donada, 1, 2, 3, 4, 5 ragazze che fanno per doppio. Complimenti. Ciao. Stiamo scoprendo che Donada ha le più belle donne, perché abbiamo intervistato 5 belle ragazze e adesso lei che è la sovrintendente di questo stand. Secondo lei chi vince? Donada. Secondo lei quanti litri di vino da oggi a sabato farete fuori? Una cinquantina. Così sul leggero. Sì. Grazie. Grazie. Stiamo entrando nel Sancta Sanctorum di Donada, dove si fa da mangiare. Pesce, si sente, si sente. Pesce fritto per tutti. Si mangia bene qua a Donada. Perfettamente. Si mangia meglio Donada o Contarina? A Porto Vero. Io, la verità, che c'è ancora un po' di cricca tra voi, dai. Beh, un po' di capanellismo ancora esiste. È meglio cosa? No. Lui è un commerciante, ha paura di sbilanciarsi, la verità. No. Porto Viro. Porto Viro va bene per tutti. Abbiamo deciso di ritornare a Porto Viro come 30 anni fa, quant'era 40 anni fa, e continuiamo a essere Porto Viro. Allora, lui è un foresto. Come mai un foresto tiene per Donada? Perché io sono nato a Donada e praticamente sono venuto qua in zona adesso, praticamente al mio vecchio paese natale. Ma in Ferrarese, di dove sei? Io ho abitato per 15 anni a Ferrara, adesso abito a 100. Oh, cosa vuoi che ti dica? Ciao. Da Forlì in Popoli, provincia di Forlì. Voi cosa fate in particolare? Siamo sbandieratori e tamburini. E quindi ci divertiamo a giocare con la bandiera e a coinvolgere anche la gente, e in genere abbiamo anche il mercatino medievale in cui coinvolgiamo la gente a giocare i giochi di una volta. E mai successo che avete buttato via la bandiera e è caduta e è andata addosso a qualcuno? A qualcuno no, però è caduta a volte. Capita che cada. Cerchiamo di non gufarvi, va? Speriamo di no. Ciao, grazie. Ogni fiera che facciamo troviamo Sette e la sua bella signorina. Sette, tu sei il protagonista ormai di Terre Estense. Sì, ormai sono famoso, ormai i miliardi mi spuntano da tutte le parti. È giusto? Vabbè, mi fa piacere, ciao. Presa il volo. Tu rappresenti chi? Portesin. E in particolare la nobile? La nobile, una nobile. La nobile, no, una, la nobile. Allora, guardate che eleganza, complimenti. Facciamo pandang a te. Certo, domani sera farò anche da atleta, tiro le affune. Io sono la signora dell'anno scorso bionda, tanta, se si ricorda. Che tanta soddisfazione ci ha dato. Ciao. Allora, Daniele Beltrami che ci rappresenta un nobile della contrada? Di Contarina. Contarina è una delle frazioni del territorio, la più importante per estensione e per quantità di abitanti. Allora, quelli di Donada hanno detto: quest'anno il palio lo rivinciamo noi. Risposta? Beh, ben per loro che siano così motivati, vuol dire che noi ci daremo doppiamente da fare per strappargli il titolo. Vabbè, vedremo, ciao. Allora, con un bicchiere di Cristallo di Boemia. Loretta. L'ho vista l'anno scorso, era bellissima ed elegantissima, quest'anno ancora di più se possibile. Grazie, era troppo gentile, troppo gentile.